Ti ringrazio per l'invito, Paolo. Noi effettivamente come mondo termale facciamo parte un po' di una nicchia del turismo, perché in Italia devo dire abbiamo la fortuna di avere tanti turismi, perché la nostra è una terra che offre tante cose. E tra questi c'è sicuramente il termale, e in particolare devo dire che in Italia il termale viene anche molto ben rappresentato, perché abbiamo un bel numero di aziende termali. Federterme ne conta all'incirca un 390 di stabilimenti, e il mondo termale è molto rappresentato in alcune regioni, come per esempio l'Emilia-Romagna, la Campania, il Veneto con il bacino Ganeo. Insomma, ci sono diverse eccellenze termali. Noi a Margherita di Savoia abbiamo la particolarità di usare un'acqua della risulta della lavorazione del sale, perché noi siamo nel paese in cui ci sono le saline più grandi d'Europa e abbiamo un'infinita estensione di vasche salanti, e da queste noi ricaviamo il nostro sale, che si chiama del nostro, la nostra acqua, che si chiama acqua madre perché è quella che va a filtrare il sale. Quindi è un'esperienza particolare. Il mondo termale, tra l'altro, conta su una serie di affezionati, perché l'efficacia della cura termale è sicuramente qualcosa che una volta che uno prova poi continua a ricercare. Tra l'altro, anche nel 2014 proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l'efficacia terapeutica dell'idroterapia, delle cure termali, inserendo proprio questa pratica nei programmi per la promozione della salute della popolazione, anche perché la salute nel frattempo ha un po' cambiato la sua definizione, perché da quella che era la salute nel senso di star di malattia, l'intenzione era quella della malattia, si è passati invece a una concezione di salute intesa più come stare bene. Ed è una, diciamo, in un certo senso una novità nella concezione più storica. Quindi non è tanto un non essere malati. La medicina quindi è diventata anche una medicina del benessere, che talvolta ha anche come obiettivo il soggetto cosiddetto sano. Nella parte termale noi abbiamo tanto la capacità di curare le malattie grazie alle proprietà terapeutiche delle acque minerali, che sono alla base un po' di tutte le cure termali, e peraltro andiamo proprio a distinguere talvolta tra quello che è il benessere termale e il benessere alle terme, perché il benessere alle terme è quel benessere che in generale si può avere con delle pratiche di benessere che possono essere in qualche modo anche replicate in altre strutture che non siano termali, mentre il benessere termale è quel benessere che noi andiamo a raggiungere invece proprio con l'applicazione di materie prime termali, che quindi vengono riconosciute dalla 323 del 2000, che è la legge di regolamentazione del sistema termale. Quindi è importante questa distinzione, perché va a dare una concezione di salute e di efficacia di cura, che poi è quella che da quando come sistema Federterme noi ci siamo dotati di una fondazione per la ricerca scientifica termale che si chiama FORST, questa è proprio titolata a studiare con pubblicazioni che vengono poi proprio messe su riviste impattate quello che è effettivamente l'efficacia dell'attività termale. In particolare la balneoterapia è impiegata un po' ovunque, perché anche non solo in Italia, ma anche negli altri paesi prevalentemente europei in cui c'è la stessa tradizione, il 95% degli stabilimenti termali usa la balneoterapia. La fangoterapia segue con l'84% fino ad arrivare al 68% delle cure inalatorie. Questo periodo di pandemia naturalmente ha fortemente impattato anche le cure termali. L'anno scorso è stato un anno particolarmente difficile sia per chi ha un termale
termalismo più stanziale, sia per chi ha un termalismo anche di pendolarismo. Per esempio, noi a Margherita di Savoia siamo abbastanza grandi come stabilimento e quindi abbiamo anche molto pendolarismo, oltre alle persone che invece rimangono qui per tutto il tempo della vacanza, e quindi tutte l'hinterland. Noi abbiamo delle province molto popolate che vengono e ruotano intorno al nostro stabilimento termale. L'anno scorso le persone sono mancate perché comunque spostarsi con il pullman, a parte il contingentamento, in alcuni casi anche l'assenza di alcune corse, ha decisamente rallentato e fortemente fermato la nostra normale attività. Quest'anno si sta riprendendo, ma facendo dei discorsi diversi. Abbiamo visto anche chi ha parlato prima che ha voluto sottolineare come va ripensato il modo di fare turismo e anche il modo di fare salute. Va ripensato perché comunque il termalismo ha bisogno di un'attenzione differente adesso che c'è una particolare sensibilità a tutti i temi derivanti dalla salute, dalla propria protezione individuale, con i dispositivi di protezione individuale, sia per chi lavora all'interno delle terme, sia per chi le frequenta. Da questo punto di vista noi partivamo un po' avvantaggiati rispetto ad una normale struttura ricettiva perché comunque virus e batteri esistevano anche prima, quindi eravamo molto abituati a fronteggiarli. Certo, il distanziamento non era nelle nostre corde, abbiamo dovuto imparare anche a riutilizzare gli spazi con quest'ottica, però diciamo tutte le pratiche di sanificazione erano qualcosa con cui avevamo grande dimestichezza. La parte relativa alle peculiarità del turismo termale si svolgono soprattutto per quello che riguarda per esempio i tempi di permanenza che sono decisamente più lunghi. Noi parlo pre-pandemia perché adesso è cambiato anche un po' il modo di viaggiare, però pre-pandemia ci si spostava per poche notti, la permanenza media in un luogo era veramente molto bassa, diciamo che facendo una media generale si poteva pensare di stare intorno alle 2 notti, mentre nel sistema termale noi arriviamo a seconda delle strutture, ma comunque una nostra media tipica è quella delle 5 notti, anche 5,5, quindi decisamente un sistema diverso che poi è un po' quello che stiamo vivendo nel 2021, dove in realtà assistiamo ad un'unica vacanza, invece delle tante piccole vacanze nord e fuggi a cui eravamo abituati, perché uno sceglie una destinazione di cui si fida e nella quale vuole passare le sue giornate, e in questo devo dire che per esempio anche alle Terme di Margherita di Savoia quest'anno stiamo molto notando questa preferenza nei confronti di un posto dove comunque ci si sente protetti da un punto di vista medico, dove si sa che si può soggiornare per diverso tempo a lungo. E quindi in questo senso il turismo termale sta vivendo una sua rinascita nel 2021, sebbene rimanga ovviamente un anno estremamente difficile per la ripresa. E quindi insomma ci auguriamo che almeno possiamo nel turismo vivere di tante piccole riprese, inclusa quella nel termale. Grazie.